In che modo? L'autonomia rivoluziona e rinnova la scuola sostenendo un modello che pone al centro il soggetto che apprende. Ora, io sono felice che sia stato formulato anche in questo ulteriore sviluppo argomentativo, che però non c'era naturaliter alle spalle, c'era soltanto ventilato, perché qui fa convergere l'idea che il cambiamento fondamentale da introdurre nel sistema educativo è il principio dell'autonomia e che insieme questo sostiene un modello che pone al centro il soggetto che apprende, che non necessariamente si sposa con l'autonomia, ma che noi vogliamo che si sposi con l'autonomia. Però è importante che venga posto nel corso di attività di ricerca, di sviluppo culturale, teorico, sulla politica educativa di questo paese, il problema dell'apprendimento. E vorrei dirlo in modo un po' brutale. Gli studiosi, gli scienziati, quelli che fanno ricerca e anche quelli che dibattono culturalmente su questi temi si sono prevalentemente incentrati sul docere. La scuola è docere. La scuola è porgere o trasferire conoscenze da chi sa a chi non sa, attraverso lo strumento della docenza. E il nerbo della popolazione che lavora all'interno e che produce, che sono prevalentemente gli insegnanti, è il docere. Ora, questo non può essere revocato in dubbio, è un punto assoluto di realismo che tiene conto del fatto che esiste nei paesi evoluti un'istituzione che è deputata a insegnare. E sta bene. E c'è ricerca scientifica, sviluppo culturale a questo proposito che gli studiosi presentano, propongono e allargano proprio su che cosa è il docere. Stiamo arrivando ora con un certo ritardo, ma comunque è già importante che ce lo proponiamo, che il periodo dell'attività educativa, la sua stessa natura, quello che deve fare un'istituzione educativa è sollecitare l'apprendimento. Questo concetto, questa idea, questa attività arriva in ritardo sul tavolo degli studiosi e di coloro che si attivano per svolgere un'attività di questa natura. E arriva in ritardo anche la capacità di studiare che cosa sia l'apprendimento, di osservarlo scientificamente da un punto di vista psicologico, culturale, contenutistico. L'apprendere è un soggetto misterioso. Adesso forse esagero a dire così, ma il fatto che si proponga all'attenzione degli studiosi e degli operatori dell'attività educativa nel suo complesso, l'apprendimento è un passo avanti straordinario, però allora bisogna procedere e bisogna comprendere che una società evoluta che si fa carico della diffusione dell'attività educativa, cioè della scuola, chiamiamola il suo nome più popolare, ci dice che la scuola è l'istituzione principe
ove si realizza l'apprendimento, non solo la docenza. I soggetti sono due, ma i profili tecnico-culturali e professionali sono due distinti. E il soggetto che apprende costituisce la base di massa di tutto questo, costituisce la rappresentazione della popolazione di un determinato territorio in cui va iniettato un germe che faccia crescere le tecniche, lo studio intellettuale, scientifico e così via, di un'attività che si riassume nell'apprendimento. Solo è inutile che noi diciamo che vogliamo lo studente al centro dell'attenzione, oppure che bisogna spostare l'attenzione nei confronti di coloro che utilizzano. Tutte queste cose hanno un senso politico. A me va benissimo, ma non sono il tema culturale-scientifico che ci deve interessare. È che perché la scuola diventi un elemento di promozione di tutta la società, che inserisce nella società un elemento di attivazione della conquista culturale dei componenti della popolazione di un determinato territorio, è quindi una straordinaria opera come dire, di bonificazione intellettuale di una società. Se noi non studiamo con attenzione che cosa racchiude al suo interno l'attività e il termine di apprendimento, non riusciamo a coprire questa esigenza, ma non per spostare demagogicamente verso gli studenti l'attenzione, questa è una ragione politicistica che non mi interessa, ma perché l'attività educativa è prima di tutto coltivare l'apprendimento e creare le condizioni perché esso avvenga nel modo più proficuo possibile. Noi lo risolviamo con il 6 o il 4 nel sistema educativo del nostro paese. Cioè, se ci arrivi, il 6 va bene, se non ci arrivi, amen. Ecco, questo che è la caratterizzazione un po' più brutale, forse necessariamente tale, della scuola come struttura nata autoritaria, nata dal docere, nata dalla cattedra, costruita su protagonisti che sono i titolari di una funzione che si prodiga in questa direzione, ignorando lo studio scientifico del processo di apprendimento, che in questo caso è il processo per ciascuno, quindi per milioni di persone, una diversa dall'altra, e valorizzando la eterogeneità e la diversità interiore al mondo della discenza, al mondo di coloro che apprendono, perché si modelli un'attività di promozione efficace dell'apprendimento grazie alla differenziazione fra l'uno e l'altro delle possibilità di ottenere risultati. In questo campo spalanca una tematica di ricerca scientifica, quindi nel campo della psicologia, nel campo della pedagogia, nel campo della storia intellettuale e così via, nel campo dei contenuti dell'apprendimento stesso, ecco, che prospetta verso la scuola una svolta con un colpo di timone energico in una direzione che si arricchisce di un altro aspetto, non che si neghi quello precedente, non che si annulli la funzione della docenza e il fatto che la spina dorsale della scuola sono i docenti, ma il fatto che oggi culturalmente e scientificamente nel nostro paese e altrove i responsabili di questa attività sono consapevoli che va studiato il processo di apprendimento e questo vale per ciascuno, perché dei milioni di coloro che apprendono, purtroppo noi non abbiamo una parola come gli inglesi, dei learners, o non abbiamo una parola come i francesi, des apprenants. Noi non possiamo dire apprendisti, perché vuol dire un'altra cosa. Il solo fatto che la lingua italiana non registri nel suo vocabolario questa figura di chi apprende, l'apprendente,
lo dico scherzosamente, indica come c'è una sottovalutazione di ciò che che apprendere significa. Ecco, ora questa è la svolta che secondo me può essere fatta con una caratterizzazione di autonomia, perché alcune zone lo faranno meglio, altre scuole lo faranno di meno, ognuno troverà un suo modello intellettuale per realizzarlo e questo è il fertilizzante dell'autonomia. Cioè, la scuola non è più una struttura burocratico accentrata in cui il superiore ministero fa i programmi, dà le indicazioni metodologiche, organizza la giornata di studio scolastica. No, la scuola oggi deve diventare come dire, un elemento di creatività diffusa perché va cercando nella miriade di persone e di personalità che compongono il corpo discente e all'interno di questo studiare le soluzioni perché questa attività e questo modello siano efficaci, ottengano il massimo del risultato senza regalare nulla, senza promuovere nulla gratis, eccetera, però siano efficaci e quindi abbiano la possibilità di studiare scientificamente ciò che rende efficace anche l'apprendimento.